funzionale la cosa. Ah, può essere. Della nostra comunità, ma non della solo della nostra, perché qui abbiamo tanta saggezza, tanti sacrifici, abbiamo un percorso di vita che devono essere in un momento di crisi preoccupante dei binari attraverso il quale ognuno di noi deve operare. Io ringrazio in modo particolare oggi chi ha voluto con Don Giuliani realizzare questa struttura, questa casa famiglia, che ha una caratteristica di riuscire con i limiti di noi che operiamo qua dentro, di persone normali, a fare in modo che sia veramente una famiglia fondata sui valori di collaborazione, di amore, di attenzione, di tanta capacità e di tanta professionalità, perché l'amore, la sensibilità e l'attenzione devono basarsi anche sulla professionalità. E oggi noi, voi avete la possibilità di ritornare tra di noi. Oggi lascerò la parola a chi è stato con Don Giuliani l'artefice, che ha voluto e abbiamo voluto un pezzettino, me lo ricordo anch'io, perché quando si fa sinergia e gli obiettivi sono chiari, e in questo caso il senatore Mantovani, Don Giuliani e Carmen Galli avevano un obiettivo comune, di dare un servizio che fosse veramente un servizio alla persona, alle persone più fragili, a quelli che non possono difendersi, ma a quelli che hanno bisogno di tanto amore, perché vi assicuro che lavorare con loro, stare con loro, gratifica noi. Quindi un grazie veramente di cuore. Oggi noi vogliamo intitolare questa casa famiglia a Don Giovanni Giuliani. Don Giovanni Giuliani ha vissuto qui quando le sorelle non stavano bene. Oggi c'è Giovannina, che è una garibaldina tosta. Grazie a Giovannina. Ed è stato per noi sempre uno sprone ad operare meglio, e anche perché era spesso con noi, come adesso è spesso con noi. Io dico che è uno dei miei angeli custodi, Don Piero. Quindi praticamente amici nuovi li devo ringraziare per il presepe, è un presepio che dà l'idea della famiglia, dell'amore, gli amici di Viviolona, che da questa mattina presto sono qui con loro. Viva Olona, viva Viviolona, va bene. Anche perché è un messaggio chiaro, l'Olona la dobbiamo far rivivere, e questo lo indirizzo al sindaco qui presente, ma senza la collaborazione di tutti non si va da nessuna parte. Quindi dopo di me ci sarà Don Piero, che benedirà la targa di Don Giuliani, poi ci darò la parola al senatore e quindi poi al parroco, che concluderà. Un ringraziamento, il sindaco darà il saluto, sì, il sindaco, certo, istituzionalmente, è una casa famiglia, ma le regole si devono, no, lo davo per sottinteso, e invece il sottinteso non esiste in questo mondo. Ringrazio anche l'Arma dei Carabinieri, un ringraziamento particolare, perché la casa famiglia è fatta anche grazie a voi. E io so che quando si fanno i ringraziamenti si dimenticano parecchie persone. Io vi dico un grazie di cuore e vi invito a dire grazie spesso durante il vostro percorso, perché è una parola che non si usa. Invece noi dobbiamo ringraziare di essere qui, dobbiamo ringraziare di sforzarci di fare comunità, e guardate che senza una comunità che ha degli obiettivi chiari noi non riusciremo ad affrontare certe problematiche. I progetti, i grossi problemi si affrontano tutti insieme, facendo un passo indietro ognuno di noi, e questo è importante. E quindi è il messaggio che io do a voi. Adesso passo la parola al sindaco, alla signora Marilina Vercesi. Grazie, buongiorno a tutti.
grazie per aver ricevuto questo invito, un momento così significativo e importante. La memoria delle persone, il ricordo della loro vita passa spesso attraverso l'individuazione di vie, di monumenti, e che spesso poi nel passare del tempo comunque vengono dimenticati. È ben diverso invece intitolare questa struttura al memoria di Don Giovanni Giuliani. Perché? Perché è una struttura che porterà il nome di una persona che ha operato in maniera attiva per tanti anni, 48 anni proprio di incessante attività pastorale, realizzando tante cose belle, utili e buone. Per cui è ben differente che intitolare una semplice effigie che nel tempo comunque può ovviamente sfumare nella memoria di tutti. Questo sicuramente non avverrà, perché questa struttura così importante, così utile, così vitale, così operosa, che ricorda Don Giovanni Giuliani, che ricorda la sua vita, la sua operosità, è un ricordo che continuerà nel tempo, nella memoria di oggi, di ognuno di noi e nel futuro, perché non sarà semplicemente una memoria all'ombra dei cipressi o all'interno delle urne, ma sicuramente una memoria vitale che passerà attraverso l'attività vitale di questa struttura importantissima, per cui la memoria di Don Giovanni Giuliani e di tutte le persone che con lui, come ha detto Carmen, hanno operato affinché questa struttura possa essere realizzata, sia stata realizzata. Quindi ecco, questo è il mio augurio, il mio senso di riconoscimento che spesso, come hai ricordato tu Carmen, non c'è, ma che dobbiamo richiamare dentro di noi, perché è importante per avere una società migliore e per dare continuità, così come ha fatto Don Giovanni Giuliani, da oggi in poi per sempre. Diamo la parola al senatore Mario Mantovani. Grazie, buongiorno a tutti. È un momento di grande soddisfazione, Don Piero. Quando lei mi ha scritto quella lettera un paio di mesi fa, dicendo come sarebbe bello poter dedicare una struttura a Don Giovanni Giuliani, che l'ha voluta con così tanta forza, con tenacia, io devo dire che ho avuto un sussulto di gioia, di condivisione. Perché quando una comunità ricorda attraverso i suoi eroi, guardate, non si è solo eroi quando si dà la vita per un grande ideale, si è eroi anche quando si spende, si passa tutta la vita per realizzare i propri ideali. Anche questi sono gli eroi di una comunità. Io devo dire che Don Giovanni è stato un eroe della comunità di San Vittore Olona, al quale va a tutti noi. L'eroismo è una grande convinzione, è credere fino in fondo, è realizzare un obiettivo importante della vita. Bene, lui l'ha fatto, non solo dedicando 40 anni, la sua storia di prete, già scegliere la vita di un sacerdote, Don Piero, lei ce n'è un esempio, è già un eroismo quello, perché vuol dire rinunciare alla famiglia, dedicare la vita agli altri. Ma quando lo si fa con questa forza, con questo spirito, con questa impostazione, come ha fatto Don Giovanni, che lascia una lunga storia alla sua comunità. Perché io mi ricordo quando ci siamo incontrati 15 anni fa la prima volta, Carmen tu te lo ricordi, io qui c'era un oratorio per i giovani, voglio fare l'oratorio dei miei anziani, perché i miei giovani possono fare due passi in più, andare al centro giovanile, qui devono venire gli anziani della mia comunità, perché la comunità si deve rendere conto, proprio nel centro, nel cuore del suo paese, che cosa vuol dire aver dedicato la vita alla storia che voi avete dedicato. E faccio un grande saluto a tutti gli anziani che sono qui, ai quali va un bellissimo applauso. Allora, signor sindaco, signor parroco, siete una comunità fortunata, perché quando si arriva a questo vuol dire che davvero la comunità vive fino in fondo i valori profondi della nostra storia. Quindi Don Giovanni poi peraltro
è stato consigliere della Fondazione Mantovani. Anche questo per noi è stato un grande sostegno. Quando fu nominato dal parroco di Arconate, perché aveva voluto, aveva creduto, è andato anche dal Cardinal Martini quando si ponevano dei fraintendimenti o delle burocrazie in curia che volevano che questa casa, che era un oratorio, che insomma poteva anche fruttare in maniera diversa, venisse destinato agli anziani, è andato dal Cardinal Martini e gli ha ricordato che se c'è un tempo per imparare, un tempo per insegnare, c'è anche un tempo per mendicare, che è quello degli anziani, che non possono più fare quello che hanno fatto per tutta la vita e allora chiedono alla comunità un aiuto. Bene, ha vinto la battaglia, ha ottenuto quello che voleva, che nel suo cuore era presente, insieme ai suoi collaboratori che vedo qui presenti e che ringrazio, perché un parroco da solo non fa tutto. Ci vogliono anche degli operatori parrocchiali importanti e qui ne vedo parecchi, non li cito perché giustamente poi se ne dimentica qualcuno, ma questa è la storia della comunità e della casa famiglia di San Vittorio Luna. Grazie Don Giovanni Giuliani per la vita. Quando si parla per ultimo si sono già dette tante cose, quindi si rischia di ripetersi. Io innanzitutto ringrazio a nome anche della comunità, del Consiglio Pastorale, di questo momento e appunto di aver accolto l'invito a dedicare questa struttura a Don Giovanni. Ringrazio tutti coloro che competeva questa scelta e che hanno provveduto. Mi pare che il dedicare a Don Giovanni questa struttura, al di là delle formalità, al di là così di una cerimonia che domani già magari dimentichiamo, quando loro giornalisti hanno scritto un po' gli articoli e poi va un po' nel dimenticatoio, è però un segno vivo, un segno visibile che ci ricorda innanzitutto la passione, il desiderio e una vita sacerdotale. Già il senatore Mantovani ha ricordato il momento della costruzione di questa casa, ma un po' tutti gli anni di Don Giovanni sono stati una dedizione alla nostra comunità e questo diventa un segno per continuare a ricordarlo. Ma è anche così un invito, un'esortazione che ci viene da ricordare Don Giovanni legato a questa struttura, un invito a metterci a servizio della vita, e sappiamo quanto nel ministero di Don Giovanni il ritorno, il richiamo alla vita, dalla vita nascente alla vita appunto che guarda ormai al tramonto, è stato un suo tema ricorrente nelle sue omelie, nei suoi interventi. Ecco, questa struttura a lui dedicata diventa un invito ad amare la vita e a servire la vita, perché è dono di Dio, non semplicemente perché è bello vivere, ma è bello vivere perché viviamo un dono grande, un dono che ci supera, un dono che va al di là del nostro debole orizzonte terreno, che è il dono di Dio. E diventa così anche un passaggio di testimone, un impegno. E quest'oggi dedicando questa struttura a Don Giovanni, in fondo dice a noi: adesso tocca a voi continuare, tocca a voi continuare a dare volto appunto alla vita quotidiana, lasciandosi guidare e ispirare dal Vangelo. E questo diventa davvero un invito grande per tutti, raccogliere da Don Giovanni questo testamento, a far sì che la nostra comunità con passione sia sempre più una comunità dove è bello vivere, dove è bello ritrovarsi insieme, dove così tante situazioni vengono anche così magari messe da parte, ma emerge invece il desiderio di una comunione che va al di là delle differenze, che va al di là del modo di pensare. Ecco, per cui nei prossimi giorni verrà messa una targa sul muro della porta d'ingresso che ricorda appunto casa famiglia Don Giovanni Giuliani. Ecco, che questo sia per tutti un segno, un invito e un impegno
a far sì che questa dedizione che lui ha vissuto continui dentro di noi. Per questo grazie a tutti e buona continuazione. La benedizione, volevo ricordare che grazie al lavoro attivo e concreto della signora Mandinella Restelli Mantovani, che è qui presente, si è riusciti a realizzare la Mavi anche cronista, cioè la Mavi, anche grazie a Mavi, quindi che si sono adoperate laboriosamente, siamo riusciti a fare, a produrre questo libricino. Io penso che sia giusto che la prima persona a cui lo consegno sia il sindaco della comunità, poi abbiamo altre copie anche per voi. Guardatelo, leggetelo, è un libricino prezioso che ci farà riflettere. Sì. E poi... Ah sì. È il massimo questo, ragazzi. No, e poi una cosa, oggi ci sono i rappresentanti delle varie associazioni, purtroppo la nostra banda non ha potuto presenziare per altri impegni e io devo ringraziare la signora Bertani, alla quale dico viva le donne, perché grazie a due donne abbiamo la banda di Arconate. Grazie a tutti. Quindi grazie veramente, anche perché io sono per l'apertura, per il mondo in grande, quindi oggi abbiamo fatto un patto, abbiamo aperto un ponte di solidarietà che percorreremo ancora più concreto con Arconate. Grazie veramente. Visto? Che bella. Sono che bella. Facciamo la benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore Gesù, che ha dato ai discepoli la missione di curare e sollevare gli infermi, sia con tutti voi. Preghiamo. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Dio, consolatore degli afflitti, a sostegno dei sofferenti, che ci ha convocati a inaugurare e a dedicare questa casa a Don Giovanni Giuliani, preparata con intelligenza d'amore, per la cura degli anziani e degli infermi, ci confermi con la sua grazia perché rendiamo un fedele servizio a Cristo presente nelle sue membra, Egli che vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. E su tutti noi discenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
particolare al nostro DG, unico, irripetibile, il dottor Franceschina. Bella. E un grazie ai consiglieri della fondazione, la signora Vittoria. Bella. Gianni Gualdoni. I coordinatori tuoi. E poi tutti i miei colleghi che ringrazio perché oggi è la giornata di festa, ma mi avete voluto essermi vicini. Grazie veramente. Giovannina ha detto che è una cosa che lei non pensava, una cosa emozionante. Molto emozionante e molto soddisfacente. Alla mia età una cosa simile. Io sono vecchia, ma una cosa simile mai pensavo. Ma quanto vecchia, Giovannina? Anche in saga per 89 anni! Ah, quindi hanno scoperto l'America e hanno scoperto la Giovannina. Allora andiamo sotto, c'è il buffet. Allora, se mi seguite, che così faccio il percorso, metto la pizza. Domenica sera gli è bruciato il film. Forse andate. No.